Molto tempo fa, un alieno di nome Keeper affidò ai dinosauri il più grande potere dell'universo. Dovete custodire le energemme. Milioni di anni dopo, le energemme furono ritrovate e il perfido Sledge combatté spietatamente per impadronirsene finché i Rangers non lo sconfissero. Ma dalle sue ceneri è nato un nuovo temibile nemico. Solo una squadra di eroi potrà fermarlo. Caricatore Dino pronto! I Power Rangers Dino Supercharge. Salve, lei lavora qui? Sì, certo. Questo deve essere il mio nuovo manichino, finalmente. Firmi qui, per favore. Sì. Ah. Avete dell'inchiostro? Deve solo usare il suo dito. Wow! Ma come ho fatto? Diamoci da fare. Che divisa logora. Ma fortunatamente per la mia spada non vi è differenza. Vanguard! Ho in mente un nuovo piano per creare un combo monster. Adesso la magia di Spellbinder agirà sulle monete di Gold Digger e chiunque le toccherà diventerà molto avido. Sono tornato! Ora sono un ibrido! Chiamatemi Spell Digger! A cosa servirà renderli avidi? L'avidità non conosce limiti. Dopo che i Rangers avranno raccolto tutte le mie monete, si metteranno l'uno contro l'altro. È perfetto. Abbiamo bisogno di una maggiore potenza di fuoco. Quello è il mio blaster. Non hai niente in contrario, vero? Ho altra scelta? No, visto che non hai tu l'incarico, stupida candela. Assicurati che Spell Digger elimini tutti i Rangers. Conti su di me, Master Echo. E non si fidi degli altri. Andiamo. Sei inaffidabile! Io sarei inaffidabile. Questo non lo accetto. Ha un valore inestimabile. Deve esserci un errore. Che cosa vuol dire che è già stata consegnata? Controllate bene. È arrivato il manichino. La ringrazio, milady, ma è già da parecchio che mi sto allenando. Cosa hai detto? Dicevo che il manichino lo sto già usando. Oh, no! Cosa c'è? Ivan, quello è il tuo manichino. Eccellente. E questa specie di straccio cos'è? Questo straccio è l'uniforme d'onore reale. È un pezzo da museo, è più antica di te. Sarà più antica di me, ma non è stata tagliata molto bene. Tu non te ne rendi conto. È un uniforme molto, molto preziosa. Adesso non più. Cosa dirò al proprietario? Sono in un mare di guai. Oro! C'è oro per tutti! Venite a prenderlo! È gratis! È un mio regalo per tutti i cittadini di Amber Beach! Da me a voi! $6 per un hamburger? È pazzesco! Una bibita a $2! Ma ecco, lei li ha ordinati e sapeva il prezzo, non è così? Salve! C'è qualche problema? Certo che c'è un problema! Non mi piace buttar via il denaro! Non può pagare con queste monete. Sicuro che posso, sono di oro puro.
Chi l'ha detto? Il tizio che c'è all'angolo. Le distribuisce come caramelle. E niente mangia per voi. C'è un tizio all'angolo che le distribuisce. Cerca di capirlo anche tu, Ivan, è un grosso problema. Miss Morgan, stia tranquilla. C'è un problema con la mia uniforme d'onore reale? Temo proprio di sì, Mr. Smith. Oh no! È stata indossata da un imperatore. È molto antica, ha più di 1000 anni. Ah, ecco, questo spiega la fattura scadente. Vale 2 milioni di dollari. Ne siete davvero sicuro? Onestamente, sir, devo dirvi che varrebbe meno di 2 scellini su un campo di battaglia. Vale moltissimi soldi, incompetente. Voi mi dovete del denaro e lo voglio subito. Allora, d'accordo. Su, glielo dia a Miss Morgan. Tu non ti rendi conto di che somma di denaro sia? Qui nel nostro museo noi non abbiamo milioni di dollari. Se non avrò al più presto 2 milioni di dollari, prenderò questo museo e lo rivenderò pezzo per pezzo. Ma lei non può... Allora, come vanno le cose? Non chiederlo. Avete visto Chase e Tyler? Forse saranno usciti. Non so che cosa fare. Devo cercare di salvare il museo. Ivan, puoi andare a chiamare Tyler e Chase? L'ho mai delusa, Miss Morgan? Forse stavolta sì. Vado a cercarli. Su, raccoglietele tutte! Non siate timidi! Prendetene quante ne volete! Ecco! Tornerò con dell'altro oro! Scopriamo cosa vuole fare. Andiamo. Fa finta di niente, i Rangers ci stanno osservando. Portami altre monete. Monete? Delle altre monete, hai capito? Naturalmente! Ritornerò dove tengo il mio enorme tesoro e ne porterò molte altre. Bravo, devi riempirmi questi 2 sacchi. Sì, sarà fatto! Vado subito dal mio enorme tesoro! Ai! Muoviti! Va a prenderle immediatamente, sciocco! Sì, signore! Corro subito dal mio enorme tesoro! Potrebbe essere una trappola. Oppure potrei diventare ricco. Mai più, Rangers. L'avevo detto che avrebbe funzionato. Ora portami le energemme. L'unico tesoro che troveranno sarà la mia nuova spada. Sir Tyler! Questa moneta è mia! L'ho vista no, prima è io! Mia. Sir Tyler! C'è dell'altro oro più avanti! Dove? Dove? Non così in fretta! Ci incontriamo di nuovo, Gold Ranger! Sistemerò più tardi quei babbei dei tuoi amici! Io e te abbiamo un conto da regolare! Dovresti vedere che cosa è successo all'ultimo manichino! Caricatore Dino, pronto! Scatena il potere! Oh, delle monete! È passato di qua! Ehi, cosa c'è, piccolo Rexy? Vuole che lo seguiamo? Magari ci porterà al tesoro! È arrivata la tua fine, miserabile! Questa è la tua fine! Questo che cos'è? Rexy! Via, piccolo rosparus! Come mai da queste parti? Ah, vuoi darmi una mano? Ivan, ti aiutiamo noi! È ora di provare la spada blaster di Sage! Rispondo con questo! Morpher T-Rex Supercharge! Caricatore Dino innescato! Attivato! T-Rex Supercharge pronto! Ruggito dei fiori! Ci hai provato, Fury! Ma ho un attacco a sorpresa, eccolo! T-Rex Supercharge, raffica!
Ora devo andare, Red Ranger. Ti sistemerò più tardi. Sì, io ti aspetto. Scappa pure, leone codardo. Sir Tyler, sei stato valoroso. Se n'è andato solo perché stava perdendo. Così se l'è cavata. È stato furbo. Scusate, volete dirmi cosa state facendo? Raccogliamo monete d'oro. Ah, con quelle monete potrei restituire il mio debito. No. Un cavaliere di Xandar non userà l'oro di un mostro per pagare i debiti. Ma forse so dove prendere dell'oro che posso usare. Sì. Ci rivediamo al museo. E con altri. Vi ringrazio. Grazie. Benvenuto alla banca di Amber Beach. Cosa desidera? Vorrei un lingotto d'oro, per favore. Puoi ripetere? Sono Sir Ivan di Xandar. Sono uno dei cavalieri del re. E io la regina d'Inghilterra. Cosa posso fare per lei? Bene. Ho depositato un lingotto d'oro purissimo in banca molti anni fa. Ora vorrei riprenderlo. Ah, numero di conto? Io non lo so. Documento? Ha qualcosa con sopra il suo nome? Ah, sì, naturalmente. Eccolo, il mio nome è qui. Per favore, prenda quello che vuole. Voglio soltanto il mio oro. Un corno di triceratopo, valore stimato $3,000. Non avrei mai pensato che avremmo dovuto vendere questi reperti. Non abbiamo scelta. Dobbiamo trovare dei soldi. Sei fossile di trilobite. Ah, eccovi. Ciao. Dove siete stati? Noi abbiamo incontrato un mostro, lottato con lui e bla bla bla. E poi è fuggito. Sì. Che cosa avete nelle tasche? Cosa abbiamo? Qualcosa che è caduto a quel mostro. Quella è mia. No, è mia. È mia. È mia. Oh. Monete d'oro. Fermo, sono mie, no. Sono mie. Perché vi comportate così? Voglio vederne una. Aspetta, non toccarle. Le ha fatte cadere un mostro, eh? Io scommetto che contengono qualcos'altro oltre all'oro. La mia anima soffre atrocemente. Questa parte verrà demolita per fare posto alla mia piscina. Bene, okay, cominciamo da verifico. Mi hai portato i soldi? Ascoltatemi, vi offro qualcosa di meglio del denaro. Cosa c'è meglio dei soldi? Io, Sir Ivan di Xandar, diventerò vostro paladino e prometto di proteggervi per il resto della mia vita, con le domeniche libere. Proteggermi? Smettila. Miss Sandra è molto più di una segretaria. Restituiscimi i soldi o togliti da qui. L'entrata potremmo metterla qui. Se il Red Ranger e il Black sono diventati avidi, perché non li hai distrutti? Perché è arrivato quel seccatore del Gold Ranger che ha rovinato tutto! Credo di avere una soluzione. Ho convertito il ciondolo di Spelldicker in un portale magico che risucchierà i Rangers. Così non avranno alcuna via di scappo. E nemmeno le loro energemme! Se questa volta fallirete, anche voi non avrete via di scampo da me. Sì! Ma sta sapendo prendere dal lato buono! Quale lato buono? Ho trovato. È colpa di quelle monete. Toccandole si attiva la parte del cervello che rende avida una persona. Beh, per fortuna non hanno agito su di noi. Avidità. Che vergogna. È vero. Purtroppo non sono riuscito a trovare i $2 milioni. Ora cosa succederà? Siamo costretti a vendere i reperti. Serviranno a rimborsare Mr. Smith. No, non potete venderli.
Questi fossili sono l'anima del nostro museo. È tutto inutile. Anche vendendoli non avremmo abbastanza denaro. Temo che dovremmo rassegnarci. Il nostro museo è perduto. Ma che cosa ho fatto? E se noi prendere altre monete d'oro? Sì! E poi cercheremo di eliminare quel mostro! Perché no? L'oro del mostro servirà per una buona causa. Beh, allora vale la pena provare. Tyler, Chase, dovete portare i ragazzi dove si trova il tesoro del mostro. Non preoccupatevi, vi assicuro che nessuno toccherà le vostre monete. Seguite la traccia delle monete! Aspettate, la traccia si divide in due. Forse ci sono due tesori! O forse due trappole. Fermatevi qui se volete. Io cerco il tesoro. Arrivo prima io! Aspetta! Ivan, tu e Coda seguiteli. Io e Riley andiamo di là. La traccia finisce qui. Proprio come io finirò voi! Volevate trovare il mio oro! Caricatore Dino pronto! Scatena il potere! Tu sei pronta? Sì! Ora mi sistemo io, seccatori colorati! Prendi questo! Avvisa gli altri! Ragazzi, Spelldigger entra nel bosco! Usate il vostro colpo migliore! Energia! E io me lo prendo! Morpettino in ottica! Adesso è tutta mia! Cosa? Ha funzionato! Mi faccio l'etico! Siamo qui, ragazzi! Che bello vedervi! Sei in un colpo! Jackpot! Tarpiamo le ali al corpo! Avete il cervello di una gallina! Corriamolo insieme! Ora vedrai! Dino sciocchi! Ha risucchiato la nostra energia! Proprio così, Rangers! Voi sarete i prossimi! È posto per tutti voi! E per le vostre energemme! Mettiamoci al riparo! Mi sta trascinando! Chase! T-Rex Supercharge, formazione Trianchilo! Caricatore Dino, innescati! Attivare! T-Rex Supercharge, formazione Trianchilo, pronta! Non puoi vincere! Qui si mette male! Zordanchilo, pugno martello! Sì! Centro! Bravo, Tyler! Avete distrutto il mio prezioso portale! Ve la farò pagare! Ti distruggerò prima io! Raffica T-Rex Supercharge, colpo finale! Sto perdendo la corona! Fantastico! Ottimo lavoro, Tyler! Che cosa succede? Le monete di Spelldigger! La mia testa! Non capisco, eravamo così avidi! Le monete non hanno più il potere. Penso che sia giusto usarle per rimborsare Mr. Smith. Quindi, Ivan, pagheremo il tuo debito. L'oro malvagio alla fine servirà per una buona azione. Cosa? No! Le monete scompaiono! Mi credevate vincitori! Ora per voi saranno dolori! Oh. Rexy, adesso tocca a te! Siete finiti! Ancora il mio prezioso portale! Colpo Kazzard! Caricatore Dino, innescati! Attivare Megazord Plesio Charger, formazione Pachyrex! Unione degli Zord! Caricatore Dino, pronto! Super caricatore acceleratore Dino, innescato! Super acceleratore Dino, attivato! Per te si mette male, pagliaccio! Non mi servono delle lezioni su come essere un punch ball! Eliminiamo questo mostro! Sì! Sciavola super acceleratore Dino! Attivata! Caricatori Dino, innescati! Sciavola super acceleratore Dino! Raffica galattica! Il mio tesoro rimarrà seppellito per sempre! Mostro eliminato! Avrei dovuto sapere che non ci sarebbe riuscito. Ecco, mi distruggerà per questo fallimento. Sì,
Sì, capisco. Cosa? Con chi sta parlando, Shinji? Oh, niente affatto, signore. Certo, può fidarsi di me. Eccone sulla terra. Sta cercando anche lui le energie. Come vuoi. Con chi stai parlando? Fiori! Era solo la mia dolce nonnina. Le piace molto ascoltare i miei racconti. Chiami la tua nonnina, signore? Qualche volta. Puoi prendere in giro, ecco. Ma non puoi ingannare uno come me. Questo è il momento di pagare o di andarsene. Mr. Smith, vi imploro, cercate di trovare in fondo al vostro cuore la generosità. Generosità? Perché devo essere generoso? Tutti vogliono qualcosa e io voglio i 2 milioni. Bene, allora voi li avrete. Principe Philip, la polizia mi ha informato che avete visitato una certa banca. La polizia? È stato solo un piccolo equivoco. Proseguite. Quel lingotto che vi ha donato Re Giorgio era nella banca di Xander. Esatto. Sono maturati gli interessi e così ha aumentato il suo valore ogni giorno per 800 anni. Cioè, fino a 2 milioni di dollari. Mr. Smith, il mio debito con voi è saldato. Grazie, signor. Ma perché hai voluto pagare? Potevi farmi prendere il museo e diventare ricco. Perché l'umanità avrebbe perso per sempre questo bel museo. E allora, signore, saremmo stati tutti poveri. Sei stato così generoso senza avere una ricompensa? L'onestà, mio buon signore, è la migliore ricompensa. Sì, questo è vero. Lascia perdere, non voglio il tuo denaro. Insisto perché voi lo prendiate. No, non se ne parla. No, un cavaliere di Xander fa sempre fede ai suoi debiti. Non mi piaceva quell'uniforme d'onore e non prenderò il tuo denaro. Lo prenderete e con molto piacere. No, assolutamente no. Miss Sandra, renda il denaro a quel ragazzo. Oh, fermate quella donzella!